hanno affidato alla Madonna del Conforto la propria missione a fianco dei più bisognosi. Come da tradizione, anche i volontari dei centri parrocchiali della Caritas diocesana si sono ritrovati nella Cappella della Sacra Icona, nella Cattedrale di Arezzo, in occasione della novena che prepara la comunità aretina alle celebrazioni della patrona, domenica 15 febbraio. A fianco dell'arcivescovo Riccardo Fontana, che ha guidato il momento di preghiera, Don Giuliano Francioli, direttore della Caritas diocesana di Arezzo Cortona Sansepolcro. Quest'anno tra l'altro il Papa ha indicato un tema di attenzione, di rimuovere l'indifferenza, di essere attenti agli altri, quindi prendendo esempio della Madonna che va a visitare Santa Elisabetta, ecco, anche noi vogliamo ricominciare, continuare e ancora con più amore accogliere il Signore e con Lui accogliere anche tutti i poveri e le sofferenze. Dalle testimonianze dei tanti operatori dei centri di ascolto distribuiti sull'intero territorio diocesano emerge un aumento dei cosiddetti nuovi poveri, persone colpite profondamente dalla crisi degli ultimi anni, ma anche un forte spirito di solidarietà che coinvolge le varie comunità. Siamo dei punti di riferimento proprio per quelle persone che non solo stanno attraversando un momento di difficoltà economica, ma che hanno anche voglia di solo parlare, di essere ascoltate da noi. Io ringrazio la comunità castiglionese perché ha aderito a delle iniziative che sono state organizzate sia dall'amministrazione comunale e sia dalle scuole e hanno contribuito attraverso delle donazioni, attraverso delle offerte, aderendo alle iniziative in numerosi, e questo ci fa tanto piacere perché la Caritas ha bisogno di tutti noi, ha bisogno del sostegno della comunità. Il nostro gruppo è un bel gruppo, siamo anche molto uniti, solamente che abbiamo bisogno di altre persone, questo sì, perché sinceramente le famiglie sono tante, aumentano di giorno in giorno purtroppo, e queste le nostre esigenze stanno diventando molte, però siamo anche abbastanza contenti perché la comunità di Sansepolcro partecipa e anche l'amministrazione comunale e i servizi sociali ci danno, insomma, un contributo.